Ciao, io sono Daniele. Io sono Anna. E benvenuti o bentornati nel Cigno e il Grifone. Oggi in questa stupenda location boscosa continueremo i video sul tema trekking medievale. E finalmente abbiamo trovato un percorso un po' più adatto alle nostre esigenze. Intanto, essendo un bosco, ci ripara dal sole cocente. Voi non lo sapete, ma sono tipo le 2 fa caldo, di giugno. Fa caldo. Quindi fa veramente caldo. E poi, per questo, diciamo, questa seconda puntata, vi avevamo accennato l'altra volta, abbiamo portato la sacca. La tasca pane, dove abbiamo messo alcune cose da mangiare e alcuni pesi comunque leggeri, quindi comunque io non la sento come peso sulle spalle. Proviamo questo secondo sentiero, vediamo cosa succederà. Il percorso che stiamo facendo è un anello, un vero e proprio anello che si trova in pratica sopra le montagne di Terracina. Il sentiero si chiama Sentiero dei Cippi. Già dalle prime battute stiamo vedendo che in realtà è bellissimo, ombra, ci sono tantissimi lecci, tante querce, quindi è molto, poi si sta anche bene, è molto fresco. Si presta anche molto bene alle riprese. Alle riprese ed è anche un ottimo trekking. Speriamo bene, dai, quindi, come sempre vi diremo che cosa ne pensiamo e le nostre impressioni. Come potete vedere, questa volta abbiamo meno pietre e più terra per la gioia dei nostri piedi, anche se comunque il percorso è un po' saliscendi. È bellissima. Vai. Allora, questa è una piuma di una ghiandaia. Ed appartiene ad un famoso film, non diciamo il nome del film per problemi di copyright, ma tutti avranno capito qual è. Tutti avranno capito a cosa ci la ghiandaia imitatrice. Cosa si trova andando in giro? Che bello, i regali della natura. Eccoci al nostro primo pit stop. In realtà non è passato tantissimo tempo, una mezz'oretta più o meno. E il luogo merita tantissimo, molto bello. A breve vi facciamo vedere la location dove ci troviamo. Qui davanti c'è un focolare, per esempio, spento. Sicuramente qua ci bivaccano. Sì, tranquillamente, perché il posto merita tantissimo. Non è assolutamente difficile percorrere questo posto. No, infatti non sono minimamente stanca. A parte, vabbè, la gonna che, come sappiamo, ogni tanto devo alzare. Quindi questo percorso, se per caso dovesse essere utilizzato come passaggio proprio di pellegrini, a mio avviso è tranquillamente utilizzabile. Sì, è molto facile da percorrere. Molto facile. Anche ovviamente con pochi pesi, perché questa è la prova con poco peso addosso e quasi nessun bagaglio fondamentalmente. Però diciamo che per adesso la cosa va bene, quindi la borsa funziona, non ho minimamente accusato nulla e fa il suo lavoro. A dopo. Non l'ho mai visto.
Eccoci alla seconda fermata. E qui fa caldo. Qui fa caldo perché qui in pratica il bosco non c'è più. Sì, allora diciamo che è passata un'oretta dall'inizio del percorso e comunque rispetto all'altra volta che era passato meno, non abbiamo accusato minimamente nessun tipo di problema. Le scarpe, tranne il classico difetto, ma quello è loro difetto, a parte quello non mi fanno assolutamente male i piedi, non ho avuto difficoltà sulla terra, perché comunque sulla terra queste scarpe fanno un amore, quindi ideali per questo scenario. La borsa, niente, come detto anche prima, non ho minimamente sentito il peso, non ho minimamente accusato la sua presenza, anzi è proprio piacevole. Dentro ci sono il nostro pasto, quindi dopo faremo break pasto e niente, una maglia di ricambio, qualcosa insomma di leggero per testare appunto il peso. Quindi volendolo rapportare al Medioevo, abbiamo ipotizzato oltre un diciamo breve sosta per mangiare, magari come peso, ecco, una pellegrina, qualcosa di leggero se eventualmente uno aveva freddo e quindi si doveva coprire, e che non era troppo pesante da portarsi nella tasca pane, ovviamente. Quindi test riuscito. Yeah. Perché fai le strade alternative pure quando cammini da solo? Così faccio vedere che arrivo da qua. Così faccio vedere che arriviamo da punti diversi. Questo sentiero, ragazzi, è pieno di animali. Abbiamo incontrato una miriade di animali di specie diversa ed è favoloso incontrare la natura così. Mettiti qua, dai, su, vai, ce la fai? Non ce la fa. Sai che ce la fai? Bravo! Ok, fatto un po' Tarzan però. Bellino. Piccolo aggiornamento sulla strada del ritorno. Siamo passati di nuovo dalla parte soleggiata alla parte boschiva. Infatti siamo veramente morendo di caldo. Siamo praticamente al 21 di giugno. Fa un caldo esagerato, per cui i vestiti si sentono caldi addosso. Fortunatamente siamo rientrati nella parte, come dicevo prima, boschiva, e una cosa che abbiamo trovato, questo qui è praticamente il fungo per accendere il fuoco. È quel fungo che vi abbiamo mostrato nel video di accensione fuoco. Quindi ovviamente, trovando un'esca del genere all'interno di un viaggio, un pellegrinaggio, a qualsiasi traversata, si aveva tranquillamente dell'esca, anche se comunque questo non è secco, si aveva comunque dell'esca da portarsi in giro, far seccare e ovviamente produrre fuoco. Eccoci alla fine del tragitto. Ovviamente non abbiamo ripreso l'auto. Diciamo che comunque la parte iniziale era molto bella perché c'è una fonte naturale, c'è praticamente una zona carina con una chiesetta, però ovviamente ci sono i turisti, le persone che parlano, le automobili, comunque no, non è il caso, non è il caso di riprendere. E quindi lì abbiamo pensato di rimanere nel bosco. Considerazioni finali: una cosa molto bella è che il sentiero è segnato benissimo, quindi è molto difficile perdersi, solo in alcuni punti sì. C'è magari un pochino da stare attenti perché si potrebbe deviare dal sentiero principale. Sì, perché siccome sicuramente ci saranno un sacco di animali, loro hanno fatto altri sentieri e ovviamente puoi sbagliarti
se non stai attento alle indicazioni, ovviamente se è la prima volta che vieni a fare questo che vieni sentiero. A fare questo sentiero. Per cui, mentre oggi noi abbiamo praticamente accesso illimitato alla mappa dei sentieri CAI, qua vicino c'è per esempio il segno, o comunque abbiamo navigatori, cartine geografiche e quant'altro, giustamente nel Medioevo orientarsi magari in questo bosco, perché effettivamente, come diceva lei, gli animali hanno aperto altri sentieri e noi certo. più volte abbiamo trovato delle strade comunque molto molto larghe. È difficile se per esempio devo fare un percorso tra Terracina e Fondi o tra Terracina e Monte San Biagio in questa zona qua, per esempio, è molto difficile se devo passare dalla montagna e non conosco il sentiero, ritrovare la strada giusta. E questo ovviamente mi va a rallentare il mio percorso. Ora, finché abbiamo magari la tasca pane e qualche cosa di leggero e camminiamo, è un conto. Se portiamo dei pesi o abbiamo comunque un orario in cui dobbiamo certo. arrivare, comincia ad essere difficoltoso. E ovviamente sembrerà una cosa banale, ma un'altra delle cose essenziali se volevi intraprendere un viaggio nel Medioevo era l'acqua. Per fare questo tratto breve, comunque noi abbiamo impiegato un paio d'orette, diciamo giù di lì, e abbiamo impiegato tutta la borraccia d'acqua. Questa contiene un litro e qualcosa, diciamo, un litro e mezzo, un litro, più o meno. Sì, più o meno. E non è bastata, nel senso che fa caldo, soprattutto nel tratto dove non c'è più il bosco ma è comunque aperto. Fa caldo, si sente, e bere è necessario, quindi non avere nessuna idea di dove si dovesse andare, di dove potevano trovare dell'acqua fresca è veramente difficoltoso. Quindi penso che la prossima volta dobbiamo portarci questa più un'altra borraccia perché non basta. E siccome abbiamo intenzione comunque di allungare sempre di più questi percorsi trekking, ci servirà più acqua, quindi più peso, quindi una soluzione diversa per portare questi pesi. Un'altra cosa, una considerazione finale, per esempio sulla tasca pane, è risultata comoda, è risultata comunque resistente. Il lino, questa qua è stata fatta in lino appunto, non ha avuto problemi, non abbiamo fatto rovi, spine o quant'altro, avete visto comunque è abbastanza praticabile. Non ci sono posti abbastanza fitti dove no. magari ci si... Sì, ogni tanto si poteva incastrare il vestito, ma robetta insomma. Però comunque si è dimostrata utilissima anche per portare il cibo, eventualmente magari si può portare una borraccia d'acqua in più se non c'è la tracolla o se si è rotto per esempio la fascetta per tenerla insomma legata sulla spalla. È comunque un ottimo... Ovviamente non è predisposta per portare pesi troppo eccessivi, quindi penso al massimo possa reggere un chilo e mezzo, forse due, ma non di più. Oggi penso scarso avevamo un chilo con noi, neanche secondo me ci arrivavamo, e comunque è andata di lusso, non si sentiva. È stata leggera, quindi sicuramente se mettiamo qualcosa di più comincerà a farsi sentire, però non è adatta a quello scopo, insomma. Non puoi di certo portarti cose che pesano più di 3-4 kg nella tasca pane. Soprattutto per la spalla, che dopo un po' comincia a risentirne, cioè già dopo un paio d'ore di cammino portare un peso solo su una spalla, ma come tutte le tracolle che esistono, ha sempre quel suo difetto. Quindi in questo caso magari portare una gerla o portare uno zaino sarebbe decisamente più consono, insomma. Io ho cambiato abito perché questo è molto più leggero dell'altro, e oltre ad essere più comodo perché ha una gonna molto più svasata rispetto all'altro, che è proprio una tunica rigida, quindi nei movimenti ero molto più comoda e libera, nonostante ogni tanto dovessi comunque tirare sopra la gonna per evitare di inciamparci sopra quando c'erano delle pietre o quando dovevo scendere. Però rispetto all'altro mi sono trovata nettamente meglio, quindi penso che utilizzerò sempre questo per le prossime volte, e sicuramente è molto più leggero. Io invece per i vestiti confermo quello che ho detto l'altra volta, quindi non ho avuto assolutamente problemi per i passaggi sulle pietre. Le fasce ovviamente le ho provate e riprovate,
non si sono slacciate minimamente. Le scarpe hanno sempre il classico difetto che dopo un po' dovevo riallacciarle. Vi ho risparmiato nei video questa parte perché già c'è nell'altro video, però sappiate che ho dovuto allacciarle spesso. Infatti credo che dobbiamo prenderci un altro paio di scarpe. Decisamente, degli stivaletti da passeggio, infatti con i prossimi video molto probabilmente ci vedrete con altri tipi di scarpe, speriamo un outfit diverso, una nuova attrezzatura da testare, perché se riusciamo perché ovviamente stiamo preparando un altro video e il video dopo, comunque qualche video dopo, sarà la prova di questa costruzione che faremo. Certo. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi, grazie, commentate. Grazie di tutto per essere sempre con noi. Per sopportarci e supportarci. No, vabbè. Grazie di tutto, grazie per la visualizzazione, le nostre follie. E ci fa piacere, commentate, scrivete, mettete like, condividete, quindi continuate ad aiutarci, a sostenerci. Grazie, ciao! Ciao.